Saranno in funzione da oggi nel centro storico di Napoli 3 automezzi elettrici per lo svuotamento dei cestini gettacarte e dei contenitori per la differenziata porta a porta. Un servizio sperimentale effettuato di primo mattino e in area a traffico limitato, reso possibile dalla sinergia tra Asia Napoli e la Turner Equipment. Con questo avvio di questo test in campo diamo il là praticamente ad una serie di innovazioni tecnologiche nel sistema di raccolta. E come qualsiasi nuovo sistema tecnologico va testato prima di fare delle scelte strutturali importanti, perché il nostro primario obiettivo è quello di raccogliere in modo efficiente i rifiuti per strada e dobbiamo prima testare i mezzi innovativi prima di renderli H24 a servizio della città. Ci abbiamo un grande intervento per il quale abbiamo richiesto un finanziamento PNRR che dovrebbe portare a una rivoluzione dal punto di vista dell'ammodernamento dei mezzi. Presentati questa mattina in Piazza Municipio alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore all'ambiente Paolo Mancuso, i nuovi veicoli completamente elettrici sono dotati di allestimenti per massimizzare le prestazioni nei giri di raccolta all'interno dei centri urbani. Stiamo lavorando sugli impianti ma anche sui mezzi. Noi abbiamo un centro storico molto complesso, ma una città che noi vogliamo spingere sempre di più verso una sostenibilità. Abbiamo un grande piano di intervento su quella che è la mobilità pubblica per renderla tutta elettrica. Sui rifiuti aumenteranno, già ci sono, ma aumenteranno molto anche appena potenzieremo anche gli organici, il sistema dei controlli e quindi anche delle multe per chi non rispetta le regole, non solo i cittadini ma anche gli esercizi commerciali. Per giugno dovrebbe essere indetto il concorso aperto per la prima volta, ASIA si rivolge al mercato perché finora ha assorbito solo LSU e dipendenti dei consorzi di bacino, e dovremo fare un concorso per 350 posti immediatamente, 700 nei 3 anni. E noi pensiamo da questo punto di vista di andare avanti verso una svolta veramente importantissima.